direi di cominciare con il premiare ai musicisti, perché senza di loro questo movimento della salsa non sarebbe mai nato. Ecco, molti magari oggi sono abituati a ballare con la musica del DJ, ma quando abbiamo cominciato noi all'epoca delle guerre puniche praticamente c'era soltanto la musica dal vivo, insomma se non c'era l'orchestra la serata era impossibile, insomma. Quindi grazie ai musicisti che la salsa è diventata famosa e si è diffusa qui a Roma. Comincerei quindi a premiare uno dei veterani direttamente dal Nicaragua, il mitico timbalero Cairo Flores. Eccolo qui, lo premio il nostro Marcello Bedoni, che ci teneva a fare questa presentazione. Grazie, grazie signori, siete molto gentili e molto generosi. Questo qua lo dedichiamo a nostra cara amica Trudy. Vorrei ricordarvi che c'è Maia Orchestra ha fatto a San Luis Music City alla fine degli anni 80, al primo di 90, con Trudy, e ci faceva un intro, una percussione, con tutta una sua danza particolare, ringraziando tutte le divinità di Roma. E quindi Trudy si è fatto tutto quell'anno, lo facevamo solo di lunedì. E quindi sono state tipo 40 serate che abbiamo fatto con la cara Trudy, che ci rimarrà sempre nel nostro cuore. E con questo io dedico a lei e a tutti voi grazie tante per questo riconoscimento. Signori, rumba buena, ascelta. Cairo Flores, stava anche lui tra i fondatori della mitica Serpiente Latina, poi leader dell'orchestra Yemanjá. Benissimo, parlando della Serpiente Latina, vorrei adesso chiamare sul palco un grandissimo personaggio, un grandissimo amico, grande pianista, direttore d'orchestra, il mitico Tito Zaccaria. Sono stati praticamente il primo gruppo italiano a incidere un disco per la Lupus Records, uscito in che anno era? 82, quindi proprio ancora agli albori della salsa, poi lui è stato anche leader del gruppo Caribe. Non ballava nessuno. Insomma, ha suonato un po' con tutte le orchestre, con tutti i grandi, veramente un grandissimo personaggio. Bene, Mauro Rossi ti consegna la targa al nostro Tito Zaccaria, che poi più tardi si dovrà ancora. Bene, restiamo ancora nel campo dei musicisti e chiamerei sul palco un altro mito della musica latinoamericana che è Roma. Sto parlando di Roberto Evangelisti, che abbiamo proprio da poco sentito qui sul palco. Grande percussionista, direi uno di fama internazionale perché è popolarissimo anche a Cuba, fondatore della scuola Timba, uno dei fondatori della scuola Timba, e poi a lui si deve anche un progetto bellissimo che fu quello della Charanga Mamey, insomma è stato un gruppo che è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati. Ok, consegna la targa Gianni Cerrone. Grande, un altro applauso al mio Roberto, grazie. Ok, adesso non poteva che esserci un premio per un grandissimo musicista a cui si deve anche il successo di questa serata. Paolo La Rosa, direttamente dal Perù, anche lui è uno dei protagonisti degli anni 80, addirittura so che ha fatto anche il videogame agli albori pur di far conoscere questa musica. Consegna sempre Marcello Pedone. Grazie veramente Paolo per questo bellissimo gruppo che hai formato, veramente un gruppo che fa invidia alle migliori orchestre di Cuba e di Puerto Rico. Ok, andiamo avanti, mi sembra che adesso è il turno di una musicista. È veramente, lo dicevo anche prima, difficile in questo mondo che le donne si fanno spazio, ma lei c'è riuscita, artista, ballerina, cantante, percussionista,
la mitica nonché grandissima amica Gloria Mendiola de Colombia. Ah, ma sempre Marcello ormai voleva assolutamente per presentare, dargli il premio. Sì. Io vi ringrazio per questo, per me è un onore, però vorrei dedicarlo anche a un nostro amico, nonché mio compaesano, Alvaro Ateortúa, che in questo momento sta in Colombia, passando per un momento delicato di salute. Quindi questo anche per lui, per la nostra cultura. Grazie a voi. Il mitico Alvaro manca in questa serata, però purtroppo sta in Colombia, non in ottime condizioni di salute, gli facciamo veramente il tifo. Benissimo, adesso è la volta di un personaggio pirotecnico che tutti quanti conosciamo, è stato uno dei primi organizzatori di salsa, famosissimo soprattutto per il suo grido di battaglia, Uepa Inama, Attilio Ruiz, eccolo qui. Grande organizzatore, questo qui è un premio veramente meritato, perché Archivio insieme a Antonello Mamei, che non siamo riusciti a recuperarlo, è stato veramente uno dei primi. Consegna la targa Angelo Spano, grande amico della nostra Bruni. Fai vedere la targa. È la volta di 11 giochi. All'inizio i giochi erano pochissimi praticamente, perché c'erano soltanto le orchestre, ce n'erano vari, oggi ne abbiamo voluto soltanto premiare uno, anche e soprattutto del fatto che uno rappresentante del Venezuela, quindi in una serata che in onore del nostro Tutti non potevamo che premiare un venezuelano di Corazon. Enzo Volo, noto anche come Enzo El Chano. Eccolo qui, anche lui uno dei pionieri, uno dei tempi del Galaxy. Approfitto per dire tre cose importanti. Numero uno, Trudy Iglesias, auguri, buon compleanno, questo lo dedico a te. Vorrei dedicarlo anche al mio carissimo amico Attilio Ruiz, perché per chi non lo sa, è stato lui che mi ha introdotto nel mondo della salsa, mi ha dato l'opportunità per lavorare nel mondo latinoamericano qui a Roma. Attilio, grazie, lo dedico a te, lo dedico anche a tutti i salsieri, ragazzi, grazie a voi. Ok, bene, adesso è la volta invece di un maestro di ballo, una persona molto cara a tutti noi, perché è stato veramente uno dei pionieri. Io mi ricordo quando insieme a lui andavamo a prendere lezioni dalla mitica Trudy Iglesias, poi è diventato anche lui un grande maestro, è stato quello che praticamente ha aperto la prima scuola ufficiale, perché prima le scuole si appoggiavano un po' ai locali, lui invece ha aperto una scuola che si chiamava Il Guateque, e qui con noi è un grande piacere Franco Restuccia, sempre elegantissimo. Ormai assomiglia sempre più un misto tra Johnny Pacheco e Gilberto G. Allora, mi sento onorato di aver ricevuto questo premio e purtroppo sappiamo che cosa è recata stasera, e praticamente Trudy se n'è andata via proprio la sera che avevamo organizzato il 3 dicembre, il 25enne della mia scuola, e la stavano portando lì con la macchina, sono andati a casa, non l'avevo trovato. Purtroppo, comunque Trudy sarebbe contento di essere qua e sicuramente ci guarda dal cielo. Ringrazio il suo conto e tutto lo staff e tutti voi, grazie. Ok, allora continuiamo. Ok, adesso invece è la volta di un altro organizzatore, uno dei primi organizzatori, DJ Luis Enrique, che ci ha anche iniziato all'inizio di serata con la sua scaletta, direttamente dal Perù, è stato veramente un pioniero, tra l'altro è stato anche il fondatore di una radio importantissima, Radio Risonero, che tuttora
Io non sono molto abituato a ricevere premi perché veramente sono 30 anni che uno lavora per promozionare la musica. Ringrazio a Enzo, ringrazio le organizzazioni, però voglio far ricordare a Trudy. Trudy è stata una persona che veramente ci ha lasciato una grande eredità, perché lei era così semplice, era piena di amore. Una volta mi sono seduta con lei, siamo andati a mangiare come tante volte a pranzo, e mi ha detto: se avessimo pensato che dovevamo fare tanti soldi, mia che le insegnavo a questo a fare il maestro. Mi capite? Lei era così, era piena di semplicemente di tante cose, come noi tutta America Latina siamo, perché noi siamo semplici. Noi non vogliamo la musica, la nostra musica proviene di una questione che è la semplicità, la sofferenza, e si è convertito in una questione di allegria, e questa è una grande cosa. Oggi il mondo sta vivendo un momento molto difficile e noi dobbiamo combattere quelle cose: il razzismo, la guerra, la fame. Io faccio una richiesta a tutti voi, perché voi, tutti noi ci chiamiamo al serio, no? Faccio una sola richiesta, che noi dobbiamo lavorare perché il mondo deve essere migliore, semplice, non fare tante pipi mentali. Ringrazio, perché noi siamo persone umili e veniamo qui così. Grazie. Adesso invece è la volta di un grandissimo amico di Trudy, grande maestro, grande pioniere, sicuramente è stato il primo a insegnare salsa qui a Roma, già negli anni 80, quindi siamo tutti debitori con lui. Jaime Otalora, che è Venezuela. Ebbene, questa te la consiglia Mauro Rossi, ricordando i amici di tempi del Ciarango, del Caruso. Bene. Sicuramente non tutti mi conoscono, ma devo soltanto dire che ho aperto una porta al mondo di Roma con la salsa. Solo questo. Ho aperto la prima scuola, ho insegnato e poi mi sono ritirato un pochino. Ma il ballo e la musica la porto sempre qui, nel cuore, come Trudy, mia sorella. Io non la chiamo amica, era la mia sorella. E mi dedico questa serata a lei. Grazie a tutti quanti. Enzo, grazie. Ragazzi, grazie. E grazie a voi che portate la salsa, ma la salsa la dovete amare qui nel cuore e non nel cervello. Attenzione, la salsa si ama nel cuore. E dopo capirete. Grazie a tutti. Ok. Oh, è la volta dell'ultimo premio, questa volta lo dedichiamo quest'anno, poi ripeto, speriamo che ci saranno altre persone che potremo premiare in futuro, e quindi non poteva che mancare un premio al padrone di casa. Direttamente da Cuba, il mitico Lázaro Martín Díaz Armentero. Arriva.
arrivato qui all'inizio degli anni 90 magro come un chiodo. Adesso ben in carne di un uomo di successo, mitico. Lo consegna sempre Mauro. Ok, ricorda pure tu. Io sono molto, 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 molto breve. Io ringrazio a Enzo, a Mauro, tutto lo staff che ha organizzato questa bellissima festa di Rudy e soprattutto ha dato un esempio di umiltà, di unità e soprattutto di internazionalismo, perché Rudy è internazionale e noi anche. Así que penso che la cosa più bella non soltanto è il compleanno, Rudy ormai è un simbolo che è rimasto con noi e rimarrà sempre con noi. Però anche voi avete dato un contributo importantissimo al nostro movimento San Siero. Grazie del cuore. Ok, grazie a te Lazzaro per l'ospitalità. Allora, intanto mi permetto di ringraziare tutto quanto il pubblico che è intervenuto e vorrei un caloroso applauso per tutti quanti noi all'interno di questa serata. Facciamolo! Qualcuno ben più importante di me ha detto una cosa molto interessante, che la felicità è qualcosa che colpisce la singola persona, la gioia è qualcosa di diverso, la gioia è qualcosa che può coinvolgere tutti quanti. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Vorrei un applauso di ringraziamento per il maestro amico Enzo Conte.